Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video riguarderà soltanto alcuni di voi. Mi spiego meglio. Siccome io ho la pelle chiarissima e fino a qualche anno fa, diciamo, era quasi un problema, nel senso che d'inverno io arrivo ad essere davvero tanto tanto chiara e molto spesso le persone mi chiedono se sto male, ma io sto benissimo, è soltanto la mia pelle che è talmente chiara che mi fa sembrare quasi che io non lo so, sia in uno stato febbricitante, invece non lo sono. E siccome fino a qualche tempo fa non sapevo come truccarmi, cioè alcuni passaggi del trucco erano quasi un problema, proprio perché avevo la pelle, cioè proprio perché ho la pelle talmente chiara che magari non sapevo come fare alcune cose e non sapevo che colori scegliere in modo che si abbinassero bene alla mia pelle chiara, ho deciso di fare un video dedicato a questo. Non voglio che il video sembri tipo, ah, parlo della pelle chiara e escludo tutti gli altri. Io parlo di questo semplicemente perché io sono fatta in questo modo e vi so dare tanti consigli che poi magari ho scoperto nell'arco di tanti anni. In generale voglio dirvi una cosa, poi magari se non siete interessati potete tranquillamente chiudere il video. Diciamo che la pelle media è quella più facile da truccare, mi spiego meglio. Per valorizzare al meglio un viso, noi quello che facciamo è creiamo dei punti di luce e dei punti di ombra. Su una pelle media riusciamo sia a schiarire sia a scurire. Su una pelle chiara, e più chiara è, più è difficile, riusciamo soltanto a fare dei punti di ombra, perché se una pelle è veramente quasi bianca, non possiamo creare dei punti ancora più chiari, cioè non c'è nulla di più chiaro del bianco. Quindi riusciamo soltanto a fare dei punti di ombra. La stessa cosa vale per le pelli scure, ma al contrario. Quindi su una pelle scura non possiamo più la pelle scura e meno riusciamo a creare delle ombre. Riusciremo soltanto a lavorare creando dei punti di luce. Quindi per questo motivo, se siete del mezzo, siete i più fortunati in assoluto perché riuscite a creare tantissima dimensione sul vostro viso utilizzando entrambe le tecniche. Passiamo al video che è dedicato appunto alle pelli chiarissime. Iniziamo dalle occhiaie che molto spesso sono un problema per chi ha la pelle così tanto chiara. Vi spiego perché. Più diciamo la pelle scura, più si riescono a mimetizzare le occhiaie, nel senso che il colore di correttore che andremo ad utilizzare sull'occhiaia si avvicina comunque al colore di pelle. Quindi non si vede poi così tanto stacco. Su una pelle chiara, se l'occhiaia è molto scura, quello che dobbiamo fare è andare a lavorare con un correttore che contenga un po' di arancione all'interno. Il problema è che poi dobbiamo portare questo correttore allo stesso colore della nostra pelle, quindi sopra ci andremo a mettere un correttore che sia chiaro, più chiaro dell'occhiaia, e l'occhiaia rischia di diventare grigia. Per questo motivo, quello che vi consiglio di fare è: 1. Non utilizzare correttori troppo troppo arancioni, a meno che la vostra occhiaia non sia davvero proprio marrone o scurissima. Cercate di utilizzare dei correttori salmonati e cercate di utilizzare dei correttori che siano molto coprenti, perché in questo modo dovete mettere proprio uno strato sottile di correttore e riuscirete a coprirlo meglio con il secondo correttore più chiaro. Se mettete un correttore che non è tanto coprente, dovete fare 6.000 strati e poi il correttore si andrà a miscelare con quello che ci mettete sopra, quindi utilizzate poco ma di un correttore coprente. Rimanendo sempre in tema correttore, quando utilizzate il secondo, quello più chiaro per illuminare, a seconda di quanto siete chiari, se siete proprio bianchi, potete utilizzare un correttore bianco, ne esistono, mi sembra Kat Von D lo faccia. Altrimenti, se non trovate nulla di più chiaro del vostro colore di pelle, potete tranquillamente utilizzare un correttore che sia uguale al vostro colore di pelle. Mi raccomando, non ne utilizzate mai uno più scuro. Finalmente adesso si riescono a trovare dei correttori e dei fondotinta che sono abbastanza chiari. Diciamo che prima le case cosmetiche prendevano solo le tipologie di pelle, i colori di pelle che erano proprio nel mezzo, quindi era difficile trovare correttori e fondotinta scuri, ma era difficile trovarli anche per pelli molto molto chiare. Adesso finalmente la cosa sta cambiando, quindi si riescono a trovare fondotinta e correttori adatti veramente a tutti i tipi di pelle. Per quanto riguarda il fondotinta, occhio, se su una pelle di un colore medio mettiamo un fondotinta
che sia un pochino diverso dal colore di pelle, più o meno non succede nulla, nel senso che riusciamo comunque a sfumarlo. Se facciamo la stessa cosa con una pelle molto chiara, si vede lo stacco. Si vede perché il fondotinta magari non viene sfumato bene verso le orecchie e verso il collo, o comunque si vede perché poi le mani sono bianchissime e la nostra faccia è più scura. Quindi cerchiamo di rimanere quanto più vicini possibili al nostro colore di pelle. Se volete mettere un fondotinta più scuro, ad esempio come faccio io lo metto un pelino più scuro del colore del viso, mi raccomando, ricordatevi di sfumarlo verso le orecchie e verso il collo. Se notate che c'è comunque differenza tra il colore del corpo e quello del viso, prendete una terra e mettetela sul collo. Per quanto riguarda il colore della terra, occhio, perché allo stesso modo di come funziona per il fondotinta, così funziona anche per la terra, nel senso che se mettete un colore troppo diverso da quello naturale, si vede tanto la differenza, si vede tanto lo stacco, quindi dovete prendere una terra che non sia né troppo grigia né troppo arancione, dovete prenderla un po' nel mezzo. Se la prendete troppo arancione, si vedrà proprio la strisciata arancione sul vostro viso. Se la prendete troppo grigia, andrete a spegnere tutto l'incarnato e a renderlo quasi morto, sembra brutto dirlo, però se ci pensate, una pelle morta dove non scorre il sangue tende ad ingrigire, quindi se utilizziamo una terra troppo grigia da mettere su un viso già chiaro, il viso perderà proprio di vitalità. Cercate una terra che sia nel mezzo, quindi quando la sbocciate, sfumatela un po' sulla mano e cercate di notare che il colore sia abbastanza naturale, nel senso che non tenda né troppo al grigio né si veda una strisciata arancione. In questo modo quello che andrete a replicare è il colore della vostra pelle abbronzata, quindi non si vedranno stacchi che non ci devono essere. Occhio anche con il contouring, perché allo stesso modo dovete essere molto delicati. Tutto quello che mettete di un colore diverso dal vostro viso su una pelle molto molto chiara si vede tanto, quindi mi raccomando, andateci sempre con mano leggera e poi piano piano, se ne avete bisogno, aggiungete il colore, non fate tutto insieme perché poi tornare indietro è davvero tanto difficile. Per quanto riguarda i blush, anche qui c'è parecchio da dire, nel senso che vediamo dei blush rosati, pescati, magari bellissimi, però poi li mettiamo sullo zigomo e sembriamo Heidi. Il motivo è che quel blush è di un colore troppo forte e troppo acceso per il colore di pelle, ancora una volta si distacca troppo dal colore dell'incarnato. I colori che dovete scegliere sono quei blush che sembrano quasi sbiaditi, avete presente quei pesca un po' smortini, quei rosa antichi un po' sbiaditi? Quelli sicuramente sul vostro colore di pelle faranno lo stesso effetto che i blush di prima fanno su un colore di pelle medio. Vi faccio un esempio, questo magari si vedrà più acceso nel video, è un rosa antico un po' smortarello che su una pelle media magari neanche si vedrà così tanto, però su una pelle chiara come la mia questo è un colore perfetto perché dà proprio un tocco di colore che non è neon rispetto al colore della pelle, quindi sembrerà molto più naturale di un blush magari arancione che invece su una pelle scura sta benissimo. Per quanto riguarda gli illuminanti, anche qui ci sono delle cose da dire, nel senso che se ci fate caso ci sono tantissimi colori di illuminanti, però dobbiamo stare attenti a quale scegliere. Dobbiamo levare tutti quelli dorati, troppo scuri, e dobbiamo andare sui champagnini, sui bianchini. Più chiari siete e più dovete utilizzare un illuminante chiaro. Quelli dorati sono bellissimi, ma su una pelle scura, su una pelle media, su una pelle abbronzata. Se utilizzate gli illuminanti di quel colore, andate a fare una striscia oro sullo zigomo, cosa che non vogliamo, perché magari poi l'illuminante risulta più scuro anche del blush e la cosa non ci piace affatto, ovviamente. Se vi piace potete farlo tranquillamente, però l'effetto poi risulta innaturale. Dovete utilizzare quei blush, quegli illuminanti, scusate, che sono bianchi, di uno champagne molto chiaro, che comunque hanno quel sottotono bianco. Se siete proprio chiarissimi potete utilizzare direttamente un ombretto bianco, se non trovate quello magari l'illuminante adatto a voi, anche se vi ripeto, fino a qualche anno fa era difficile trovare
prodotti adatti a tutti i colori di pelle. Adesso il range di colori si è un po' allargato, quindi sicuramente troverete l'illuminante adatto a voi, però sappiate che se non ne trovate uno abbastanza chiaro potete tranquillamente utilizzare un ombretto bianco. Ad esempio potete utilizzare questo dalla palette di Jaclyn Hill, cosa che invece le pelli scure non possono fare, perché su una pelle scura un illuminante bianco tende a diventare grigio. Magari so che le pelli scure non saranno arrivate fino a questo punto del video, però se siete arrivati fino a qui, fatemi sapere se volete che faccia questi video magari anche per altri colori di pelle, quindi per pelli medie e per pelli scure. Ovviamente non posso darvi tanti consigli come sto facendo con la tipologia di pelle chiara, però secondo me posso darvi tanti consigli. Per quanto riguarda gli ombretti, potete applicare assolutamente qualsiasi tipo di ombretto, qualsiasi colore di ombretto vi piace, però tenete a mente che per fare una sfumatura graduale dovete partire da un passo indietro rispetto a una pelle media. Se una pelle media parte con un marroncino di media intensità, voi dovete partire con un marroncino ancora più chiaro. Questo perché per creare una sfumatura graduale bisogna andare dal colore di pelle a un marroncino più chiaro a un marroncino medio e poi scurire sempre di più. Quindi più chiara è la pelle, più bisogna partire con un marroncino chiaro. Ora, ho detto marroncino, ma la cosa vale per qualsiasi colore applicate sugli occhi. Per quanto riguarda i rossetti, anche qui potete mettere il colore che più vi piace. Ovviamente più il colore è acceso e più risulterà acceso sul vostro colore di pelle. Ora, mi spiego meglio. Se prendiamo un marroncino di media intensità, su una pelle media sembrerà un nude, su una pelle chiara risulterà un marroncino scuro, su una pelle scura risulterà un marroncino chiaro. Questo perché bisogna sempre mettere a paragone il colore del rossetto con il colore della pelle. Molto spesso mi viene detto: ho comprato un rossetto nude che però su di me sembra, non lo so, tipo correttore, o al contrario, su di me sembra scurissimo. Questo perché i nude non sono colori assoluti, cioè non è che un nude va bene per tutti. Per ogni colore di pelle c'è un nude adatto. Anche qui, come il blush, cercate di optare per dei nude molto chiari, a meno che non abbiate delle labbra super pigmentate. In quel caso invece dovete prendere un nude leggermente più scuro, perché in quel modo non si andrà a miscelare con il colore delle vostre labbra diventando grigietto. Comunque rimaniamo sulla linea generale che la vostra pelle e anche il colore delle labbra sia chiaro. Le eccezioni, magari scrivetemele qui sotto in un commento se volete sapere qualcosa e poi vi rispondo. Vi servono dei colori chiari un po' smortarelli che su una pelle media sembreranno grigietti, quasi andranno a fare l'effetto del correttore sulle labbra, ma su una pelle molto molto chiara invece risulteranno dei nude delicati e adatti appunto al colore di pelle. Allo stesso modo calcolate che tutti i colori scuri sembreranno su di voi ancora più scuri che sugli altri colori di pelle. Quindi se mettete un rosso di media intensità probabilmente su di voi sembrerà più scuro che su una pelle media. Se mettete un rossetto super acceso neon su di voi, boom, sembrerà un faro nella notte, si vedrà ancora di più. In generale ragazzi, calcolate che potete mettere sul vostro viso, sugli occhi e sulle labbra quello che vi pare. Spero soltanto di avervi dato dei consigli utili all'interno di questo video. Fatemi sapere se voi ne avete qualcuno scrivendolo con un commentino qui sotto, o comunque spero di non essermene dimenticata nessuno, di avervi detto tutto quello che vi volevo dire. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, ricordatevi di spolliciare lì in su come al solito o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!